che non è certo il primo libro di Enzo Costa e non è anche il primo libro di Lanternini, però ovviamente è il più bello dei libri di Lanternini perché è un altro editore, l'editore redazione che io rappresento, quindi ovviamente questo libro di Lanternini è il più bello tra tutti quelli pubblicati finora ed è anche ovviamente il più interessante, non solo perché è pubblicato da noi, ma per i contenuti ovviamente, perché racconta gli appunti ironici di Enzo Costa in questi 4 anni, che sono stati 4 anni di grande cambiamento, di grande trasformazione. Enzo non parla solo di Genova e di genovesi, ma parla, ogni tanto si diverte anche a parlare di altri. Il nome più citato, noi abbiamo messo in questo libro tutti i nomi in bold, in nero. Il nome più citato non lo è perché non è il nome di battesimo, neanche il cognome della persona più citata, che è sempre citata in genere come Papi, che tutti noi sappiamo chi è Papi, che è quel signore che si era allontanato dalla politica, adesso è ritornato a risolvere dei problemi del paese gentilmente. In questo libro, io non parlerò del libro perché ci sono altre persone che ne parlano, voglio solo dire perché abbiamo deciso di pubblicarlo. Avendo fatto il giornalista per tanti anni, non ho mai amato i giornalisti che raccolgono i loro scritti in un libro, perché vogliono storicizzare se stessi più che le cose che raccontano. I giornalisti scrivono su, diceva Piero Ottone, che il giorno dopo con i giornali si fascia l'insalata. Adesso non credo che non si possa più fasciare l'insalata con i giornali, però il senso è sempre quello, cioè i giornali durano solo un giorno, i giornali quotidiani. Purtroppo oggi durano anche meno perché poca gente li compra e questo secondo me è un grave problema, colpa anche dei giornalisti. Però gli scritti su quotidiano di Enzo Costa sono un'altra cosa, non sono gli articoli con cui un giornalista decide di storicizzarsi, ma sono gli appunti ironici di una persona che guarda la realtà a modo suo, da un'angolazione ironica, divertente, un po' cattiva qualche volta, ma a volte anche cattiva con un minimo di generosità verso certe persone, e che racconta le cose che succedono, un po' come comprare un libro con le vignette di Forattini ha un senso, comprare un libro con la raccolta degli articoli di Ezio Mauro secondo me no. Ecco, questa è la stessa cosa, questo è come comprare un libro con le vignette di Forattini, perché si riscoprono certe cose, ci sono certi personaggi che sono citati qua, parliamo degli ultimi 4 anni, che sembrano appartenere alla nostra preistoria. Pensate, Plinio, Gianni Plinio, una persona che ha avuto degli incarichi molto importanti in questa città e in questa regione e che viene citato qua perché allora c'era ancora. Biasotti, che è stato presidente della regione, poi candidato, è tuttora in Parlamento, però se ci pensiamo sembra che non ci sia, eppure in queste pagine c'è, e così tanti altri. La vedo in prima fila e devo dire una cosa: la persona verso cui Enzo Costa dimostra più affetto è Marta Vincenzi. Tratta male tante persone, Marta la tratta sempre con... quello purtroppo no, però devo dire la verità che sei la persona che si vede Enzo tra tutti quelli che strapazza un po' ha stimato e ha voluto più bene. Questo secondo me è una cosa da notare, perché ovviamente quelli sono letti tutti prima di pubblicarli. Ho parlato troppo, devo dire sono proprio contento di aver pubblicato questo libro, sono contento perché è un bel libro, ha una bella copertina che è, e alcune illustrazioni interne che sono di Gabriella che si firma Aglaia, ma che è qua. Ecco. Ha una bella introduzione di Margherita Rubino che è qua, e visto che l'introduzione l'ha fatta lei, facciamo parlare a lei. Grazie. Qualche minuto, anche perché è troppo bello che qui molti degli oggetti e perfino delle vittime di Enzo Costa siano venuti alla presentazione, e quindi poi è bello sentire sia direttamente i Lanternini e sia poi
sentire loro. Enzo Costa in questi anni si è espanso, è diventato una SPA che non guadagna un euro, ma che ha tutto un sistema, Aglaia che ormai è la sua gemella, e poi suo fratello, e poi fa i video, e poi fa spettacoli, e poi scrive spettacoli, non gli si tiene dietro. Io gli sono amica e scrivo volentieri di lui perché, prima perché è bravissimo, è l'unico in Italia a fare della satira di questo genere, pungente, divertente, fa fare delle reali risate ogni tanto, e poi senza acredine, questo è il lato raro, non c'è livore in quello che lui scrive, non c'è mai stato. Può essere fulminante contro certe persone, va a toccare i pochi, perfino i difetti unici che noi abbiamo, ma li va a toccare in una maniera tale per cui accettiamo quello che lui scrive in qualche maniera. Questo è il lato unico. Però negli ultimi anni, essendo immobile, ha avuto un dinamismo e anche una capacità dinamica, ripeto, di espansione, veramente incredibili. Ora, di come lui scrive satira hanno parlato illustri prefattori in passato, Michele Serra, Nando Dalla Chiesa e così via. E in qualche modo anch'io, mi è piaciuto però titolare la prefazione sul dialogo con la città, perché io sono antichista, ai tempi dei Romani, la gens che io studio, si facevano gli annali, cioè si raccontava anno per anno quello che succedeva a Roma. E se noi non avessimo Enzo Costa non avremmo gli annali della storia di Genova, in questo caso degli ultimi 3 anni. Vero è che la raccolta di Repubblica adesso con i mezzi che esistono, anche digitalizzata, esiste, e comunque anche in passato la carta stampata ce la possiamo andare a guardare, ma è altrettanto vero che questa raccolta mi dice, ci dice la storia della città. Seppure pure lui ha qualche simpatia, poi c'è un innamoramento e poi c'ha qualche, come dire, ma antipatia, francamente, leggendo bene quello che c'è nei lanternini, anche quelli degli anni passati, faccio fatica a trovare antipatia. Addirittura è una delle poche persone che, oltre a fare satira non cattiva, è in grado ed è capace di cambiare idea. Io ho trovato, per esempio, una delle sue vittime preferite, strano che non ci sia qua Enrico Musso, è stato lodato nei giorni dell'alluvione per quello che aveva detto in consiglio comunale. Non è mai innamorato e convinto di quello che pensa e che sente, fa il contrario, osserva le cose, osserva le persone e poi dice la sua. Ora, per mio conto, Genova acquista qualcosa ad avere il suo annalista, perché è ad avere soprattutto i libri che ci dicono degli annali, questi annali della città. Ora, dovendo fare una scelta, ho individuato negli ultimi 2 mesi temi che considero in controtendenza. Non sono quelli divertenti, perché esiste anche un Enzo Costa, ad esempio, attento all'immigrazione. In Madri Silenzio, del 4 ottobre, scrive: non si può sapere quale profonda ferita dell'anima spinga una madre a buttare il figlioletto e poi se stessa nel vuoto. Ci sono abissi di disperazione inconoscibili per altri. Quello che possiamo conoscere e capire, o almeno intuire, è la solitudine di madri immigrate che per sopravvivere spendono la loro vita faticosamente, prendendosi cura dei nostri anziani, trascurando i propri figli, sperduti qui senza radici e felicità, e i loro affetti lontani. Ma quella solitudine silente troppo spesso non la vogliamo vedere. Torna sull'immigrazione in Essere Comunità, lodando dalla comunità di Sant'Egidio i premi che ha dato a 200 immigrati, parlavano la lingua internazionale degli sguardi, i 200 immigrati. Ecco, l'immigrazione è un tema a cui sta attento e di cui dice con sentimento, con il cuore. E poi tra gli altri, vabbè, quella sulla Gronda, bisognerebbe fare la storia degli ultimi. Io vorrei raccontare i lanternini attraverso 2 o 3 temi che sono irresistibili. Se li leggiamo di seguito, vi giuro, è come leggere Woodhouse.
ma sulla gronda ha composto una canzone, quindi io non ve la leggo perché è gronda su gronda, è molto carina, andrebbe cantata naturalmente, poi lui ha anche i mezzi, c'ha delle... volendo potrebbe anche farlo. Anche una coreografia potrei fare. Guarda, non hai limiti, Enzo, io dopo quello che ho visto negli ultimi anni non vedo più limiti. Quindi sulla gronda ce n'è più di uno, il più bello è uno degli ultimi, in cui sventuratamente becca Berneschi in sul primo canale che parla a favore della gronda, no? E se me ne ero accorta anch'io, ma non l'avrei mai. E si accorge che Berneschi la ama così tanto, ma così tanto, ma così tanto la gronda, che la chiama bretella. Guardate, quello lì è meraviglioso. Poi sul dibattito, sull'eccesso di dibattito, sul dibattere sul dibattito, per cui a Genova qualunque cosa si decida poi dopo si dibatte. Ecco, questi sono molti, sto parlando degli ultimi 2 o 3 mesi e qui è pubblicato fino alla fine di ottobre, perché poi materialmente non si poteva. E poi termino con... dunque, dei politici però, quello che veramente gli dà fastidio è l'arroganza. E infatti ci sono politici che se la scampano perché arroganti non sono, e altri che... E questo anche è elemento ricorrente negli ultimi tempi, vediamo un po', 16 e 18 ottobre. Sì, vabbè, il 16 ottobre è intitolato Bugna mia, perché dice... Sarà decisivo per Renzi il recente endorsement di Flavio Briatore in lamentosa visita al Salone Nautico. Il navigato filosofo navigatore di Cuneo ha lodato il rottamatore perché, virgolettato, cerca di scardinare vecchie mummie, così ha detto, cerca di scardinare vecchie mummie. Era reduce dal ritiro africano con Papi, che ne è uscito rinsecchito e monoespressivo. E poi sempre... sull'arroganza dei politici, poi ce l'ha insomma. Nomina il 18 ottobre una intervista di Scajola e dice: mi è venuto il jet lag, malgrado le parole i toni di Scajola erano quelli perentori di sempre, come se nulla gli fosse successo. Pativo il fuso orario dell'intervista d'epoca, era prima delle sue prime dimissioni in vista delle seconde. Poi ha fatto una battuta autoironica sulla casa, sarà stato un'intervista del 2002. Ha colpito qualche volta Marilyn Fusco per arroganza, però poi è tornato indietro. E il 23 ottobre su La Regione I Torti scrive: il pasticciaccio di Ospedaletti è così pasticciato che riesco solo a intuirne gigantismi edificatori, disinvolture amministrative. Mi pare anche di intuire che il passo indietro di Marilyn Fusco sia un esempio di serietà, ma non di serenità. La scelta di chi sente il peso di aver provato a sbloccare in buona fede una faccenda aggrovigliata. Con tanti politici fioriti attorno a noi non si distingue più fra dolo o non dolo, un avviso di garanzia e l'altro, e temo che questo favorisca i peggiori. Lui aveva più volte avuto da dire sulla Marilyn Fusco per motivi esterni, in genere la lingua. E sulla lingua, anche su Palladini, ha fatto un exploit negli ultimi mesi molto bello. Però poi su questa faccenda, per quello che aveva letto e capito, era positivo, e allora l'ha scritto. Ecco, e questa serenità di Enzo, veramente Enzo non è uno che si può comprare, io non ci proverei mai, povero è, povero resterà. Non si può convincerlo, non si può determinare un suo intervento in qualche senso, e credo che sia questo il motivo per cui ha la stima e l'amicizia di molti e per cui siamo qui in tanti oggi. Quindi grazie Enzo per questa analistica, così la chiamo io, e per questo bel libro, e grazie per le, francamente, risate che riesci a farci fare continuamente. Grazie. Allora, il prossimo lo firmeremo Enzo, virgolette, Caffaro, virgolette, Costa. Facciamo dire due cose Enzo, sì, perché introduce sì. Ugo Di Vero che legge alcuni lanternini. Alcuni, perché magari ne leggiamo qualcuno, sì, poi vorrei invitare qualcuno dei presenti, delle vittime o degli amici, perché può
qualcuno abbiamo già visto, poi abbiamo visto il Presidente della Regione, la sola le finanze, senza finanze della Regione, cioè Rixi che è uno dei più, dei più amati da Enzo Costa. Bruzzone però non è venuto, perché tra i leghisti tratta meglio te di Bruzzone, devo dire la verità. Ecco, quindi se Enzo dice qualcosa poi facciamo dire qualcosa. Sì, vuoi che dica qualcosa anche sulla raccolta o faccio solo un'introduzione? Poi io direi, fa l'introduzione, okay. Poi tu chiudi, quando gli altri sono intervenuti tu ti chiudi tu. Ho capito, allora l'introduzione a Ugo, diciamo, facciamo, ne leggiamo alcuni, poi ogni tanto ritorno a leggerne. Allora, per esempio, di quelli che ho selezionato, il primo si intitola La moschea al naso ed è del 26 gennaio del 2009, quando a Genova, all'epoca e per diversi mesi, per un paio d'anni soprattutto, fino alle elezioni regionali, infuriava il dibattito contro la moschea e, diciamo, è stata usata strumentalmente per raccattare qualche voto da parte di chi era contrario, questa è la mia opinione naturalmente. Allora, poi è successo che anche il cardinale Bagnasco ha detto che era favorevole alla moschea, e dato che molti dei, diciamo, dei paladini contrari alla moschea, diciamo, si ergevano a rappresentanti del cattolicesimo, questo li ha un po' spiazzati. Ecco, questo era la moschea. Non bastasse quell'Islam comunista di Tettamanzi, scomunicato dalla Pia Lega Meneghina, ecco Bagnasco che dà il placet alla moschea in barba all'anatema di Borghezio. Si profila lo scisma d'Occidente settentrionali con le tesi ideologiche del Carroccio, Tererum Polentano, affisse sul portale di San Lorenzo. La chiesa bossiana, con le sue icone magnificenti, i sacri maiali orinanti di Calderoli, annullerà il Concilio Vaticano II con il cipiglio Padano I ed il suo dogma. Dio c'è e lei non barca. Vabbè, secondo Dante il Sabotatore si può leggere senza introduzione, secondo me. L'idea che gli autobus cittadini siano in disfacimento per un sabotaggio, per quanto fondatamente contestata dai sindacati, è consolante. Imputare al boicottaggio di un folle ciò che invece potrebbe derivare da sistematiche carenze di manutenzione rassicura sul caso specifico e alimenta altre speranze. Magari anche il restyling del Galliera, il progetto Mercurio, il piano casa del governo, i discorsi di Berlusconi e le poesie di Bondi in origine erano perfetti. Poi nottetempo uno squilibrato li ha manomessi. Questa C come C di candidato invece, scusate ma devo un attimo introdurla, si riferisce al sindaco di Sanremo, all'attuale sindaco di Sanremo Zuccarato, che era un epigono, diciamo, del berlusconismo più macio, appunto. Mi dimenticavo di dire che state vedendo le illustrazioni che Agraia dedica ad ognuno di questi lanternini. Appunto, diciamo, c'era un'area di bunga bunga locale anche nelle alcune affermazioni di alcuni esponenti del centrodestra, e durante la campagna elettorale appunto il sindaco, il futuro sindaco Zuccarato, che poi ho ribattezzato sceriffindaco perché era una via di mezzo tra sindaco e sceriffo, però aveva detto alcune cose che ora il buon Ugo, al quale, che il buon Ugo deve purtroppo per lui citare in questo momento. Ci di candidato. Per essere candidati per me ci vogliono le tre C, ci vuole il cervello, ci vuole il cuore e ci vuole la terza C che sta sotto l'ombelico, scolpiva lettere di Primo Canale la maschia risolutezza delle parole di Maurizio Zuccarato, candidato sindaco di Sanremo per il PDL. Il tono ostentorio della massima irrevocabile spingeva a chiedersi: ma quale sarà la terza C? Di sicuro non quella di credibilità e nemmeno quella di cultura. Non stanno sotto l'ombelico e forse, relativamente a Zuccarato, neppure altrove. Facciamo ancora un paio, se Ugo ha voglia, ne leggiamo ancora un paio, va bene? Sì, appunto, no, andiamo avanti, direi.
a proposito, questo che l'ha sentito, questa voce, è appena venuto a intervistarmi il cronista di cui parlavo, non gliel'ho detto, forse è andato via, oppure ancora qui, non lo so, speriamo. Comunque in realtà questo mi aveva ispirato, lui era una vittima innocente di un inconveniente tecnico, che però mi aveva ispirato dei riferimenti nazionali, diciamo così. La senti questa voce? Resto interdetto nell'ascoltare un bravo cronista sportivo del TGR, RC, R.C. Contatto, che in diretta dal Ferraris parla come un disco fallato, rallentando i giri, stonando le intonazioni, dilatando le vocali finali. Poi capisco, non ha barato al test del chilometro. Un fastidioso ritorno in cuffia non gli fa udire la propria voce. Giorni dopo vedo nei TG un furbo uomo politico, S.B., che in differita da Danzica, biascicando le parole, dichiara guerra all'Europa dichiarandosi Superman. E la cosa agghiacciante è che lui non ha la cuffia. E questa invece, questa si può leggere, parla delle nostre follie quotidiane, forse si capisce senza che io introduca. Non ci sono più i fungaioli di una volta. Non è solo la doglianza del cercatore autoctono travolto da orde di porcinofili che fanno piazza pulita e sottobosco devastato di boletti direttamente dal sud. La ispira anche una nuova tendenza, gli smarrimenti micologici. Non parlo di anziani svampiti. Spesso è il cercatore giovane e forte a perdersi. Forse, ipotesi romantica, perché gli è dolce naufragare in quel bosco, forse, ipotesi realistica, perché è incapace di percorrere un faggetto senza navigatore satellitare. Facciamo l'ultimo di questa prima parte, si intitola il Festival dell'Assenza, perché a Genova come ogni anno c'era stato il Festival della Scienza, una cosa bellissima, un evento importante a livello nazionale, questo è sempre del 28 ottobre del 2009 e naturalmente, diciamo così, il governo nazionale, che all'epoca era il governo Berlusconi, vi ricordate c'era Berlusconi al governo, non so se vi ricordate, ma ormai sono fatti d'epoca, aveva completamente disertato l'evento, Berlusconi che era impegnato da altre parti, era in Russia mi pare, e nessun ministro, e quindi questo è quanto io ho scritto. Il Festival dell'Assenza. Dell'assenza. Chiariti i motivi dell'assenza del governo al varo del Festival della Scienza. Il Premier Papi voleva esserci, ma in gita con Putin la mattina è stato trattenuto da un terremoto in Abruzzichistan, il pomeriggio dalla consegna delle prime dacete a Omnigrad e la sera dalla Rosolia. La Gelmini doveva leggere a Genova la sua prolusione Largo al Merito, ma poi l'ha letta a Reggio Calabria al Festival delle Scorciatoie. Però il sottosegretario Einstein ha garantito fondi per la ricerca. Era al Festival della Fantascienza. Io volevo chiedere, siete parecchi presenti che siete citati in questi lanternini, se avete voglia di fare voi un lanternino su Enzo Costa. Il primo a cui volevo chiederlo però è Franco Monteverde, perché è che è caporedattore di Repubblica e quindi ospita questi lanternini, e a volte probabilmente li ama, cioè io so com'è il rapporto tra chi fa un giornale e i propri collaboratori, a volte li ami, a volte preferiresti che non avessero scritto quelle cose. E volevo chiedere a Franco Monteverde se viene a fare lui un lanternino per raccontare il rapporto. Credo quel microfono sia per i lanterninai. Ma dietro le colonne? No, si sposta. Lui se lo sposta. Lo sposta così? Eh sì. Però non sostituzione. Visto ce l'hanno dato, dovrebbe. Ah, a proposito, ringrazio Luca Borzani che voleva esserci, che ci ha offerto gentilmente il funzionario di Palazzo Ducale, quindi mi sembra corretto ringraziarvi. Buonasera a tutti. Io più che un lanternino potrei rivendicare il ruolo di prima vittima di Enzo, perché non so se potete immaginare che cosa significa avere un
un rapporto quotidiano con quest'uomo che, devo dire la verità, del lanternino fa una, come dire, una ragione di vita quasi, non solo una passione. E io mi alzo la mattina con la prima, me ne ricevo diverse centinaia mail, come potete capire, al giorno, ma la prima è quella di Enzo Costa, a cui segue telefonata, in genere quando sono sotto la doccia o comunque in momenti, diciamo, qui, con tutto il bene che gli voglio, perché io voglio veramente bene a Enzo. Ma che ora fai la doccia? Le faccio molte, perché ho bisogno di riprendermi da un po'. Però, a parte gli scherzi, io direi che Enzo è importantissimo per il giornale che dirigo nella parte genovese, perché rappresenta anche una cartina di tornasole. Direi che ha una valenza antropologica il suo lanternino, perché molto spesso ci sono delle persone che chiedono di replicare al lanternino. Questo per noi ha appunto una valenza antropologica, perché è come chiedere di replicare a Pasquino. Non si può avere diritto di replica alla satira, direi, spumeggiante e stilettante di Enzo Costa. Si deve accettare o non accettare, ma chiedere la replica è, vorrei dire, un sintomo di non dico di imbecillità, ma quantomeno di poca formizia. Invece Enzo ha la capacità di stigmatizzare quando deve stigmatizzare, e anche di accarezzare quando ritiene di dover accarezzare. Io personalmente ritengo più efficaci i suoi lanternini quando stigmatizza rispetto a quando accarezza, però gli ho anche parlato a volte con Enzo di questo, ma lui mi dice che giustamente i lanternini gli escono dal cuore, e quando sente di dover, come dire, usarli per dare un segno positivo nei confronti dell'argomento o della persona che in quel momento è il protagonista del lanternino, lui lo fa sempre a ragion veduta. E poi, se li andate a leggere, vi consiglio di leggerli, perché sono veramente illuminanti. Non tutti fanno sorridere, alcuni tutti fanno pensare, alcuni ci spingono a riflessioni profonde, e sono sempre azzeccati. Direi che a volte nei lanternini di Enzo c'è una profondità che spesso sulle pagine del quotidiano, anche in articoli lunghi e elaborati, non si riesce a raggiungere. Quindi io vorrei ringraziare sentitamente Enzo di questa sua funzione, che ritengo irrinunciabile. Grazie a tutti. Grazie. Marta, vuoi fare un lanternino? No, volevo dire che siccome non so se davvero tra i politici locali io possa vantare di essere stata trattata bene da Enzo, ma certamente ho sempre letto con piacere e con gioia anche le critiche che qualche volta fatte che mi riguardavano, perché mi è sembrato che comunque Enzo comprendesse quello che stavo provando a fare o a dire. Ritengo di essere io ad avere col lanternino trovato e cercato l'unico giornalista che ha capito in questi anni che cosa io volessi dire. Delle due l'una, o tutti e due non capiamo niente, siamo entrambi intelligentissimi. Grazie Enzo. Claudio Burlando, non mi sembra che in genere ti tratti troppo male, insomma. Se volete posso dare qualche... Ci sono alcuni che chiamiamo dopo che sono stati trattati male. Ma anche su io ci sono anche comunque alcune che ho selezionato che riguardano sia Marta che Burlando. Allora, facciamo parlare Claudio. Certo, dopo non sono d'accordo, comunque poi li scegliamo. Sì. Ma io una volta ho chiesto di scriverne una e mi sono concesso il privilegio, te lo ricorderai. Sì. Perché mi aveva stimolato l'antennino, l'hanno scritto una mia volta, che è stato pubblicato regolarmente, una volta nella vita è successo, non succederà più. Ma io lo leggo sempre molto volentieri, ho letto tutti, molto volentieri. Adesso ho preso l'abitudine di leggere sulle pelle, come facciamo in tanti, quindi è più facile anche leggere, perché leggi in ore in cui non puoi fare altro che quello, perché non è che... Immagino molto, io mi sveglio presto, prestissimo.
quindi devo dire prima che prima non lo so, i giornalisti di solito hanno diverse abitudini, e quindi quel movimento per andare a cercare lì in basso dove di solito è, non è sempre un supposto, e leggere quella cosa lì è una cosa molto divertente, insomma è la mia sveglia, il mio caffè. Io non prendo caffè al mattino, il mio caffè. Quello che volevo dire molto semplicemente è questo, che è difficile trovare un'eleganza così elevata in uno che scrive di noi come nelle cose che scrive lui. Se ci pensate, questi commenti sono molto ineleganti di solito, cioè molto aggressivi, violenti. Invece lui può dire bene, può dire male, ma lui dice sempre con una sobrietà, con un'eleganza però bella, insomma. Non c'è mai accanimento nelle cose che lui scrive, non ce n'è mai, insomma. No. Poi è evidente che ci sono le sue idee, le sue impostazioni, le sue convinzioni, è evidente che usa, diciamo, il computer, a volte si mette la penna per certo colpire anche idee che non condivide, ma lo fa sempre con una grandissima eleganza, insomma. E ci dà un aiuto enorme, perché purtroppo non è un momento bello per questo paese, per la sua politica, insomma. E la cosa più drammatica che è successa in questi ultimi anni è che, oltre ad aver fatto cose non un po' più belle, la politica si è presa anche molto sul serio. Ci ha più creduto, diciamo, in quelle cose che faceva. E il fatto stesso che qualcuno glielo dicesse, guarda che non ci siamo, e però lo dicesse con, appunto, eleganza, moderazione, che non ti poteva far dire dici così perché ce l'hai con me, ha dato un grosso contributo a tutti noi. Perché quando, diciamo, c'è quasi un pregiudizio, appunto consenti all'altro di dire dici così perché ce l'hai con me. Nelle cose che scrive lui, nessuno secondo me potrà mai dire dici così perché ce l'hai con me. Perché c'è sempre il merito, non c'è mai l'avversione verso la persona. E quindi penso che sia bellissimo, come dire, mantenere questa tradizione, sono sicuro che si manterrà ancora per molto tempo. Di solito queste cose trasferite magari in pagine locali a volte, come dire, perdono appunto eleganza. Questa volta non è successo, anzi, andavo a trovarla in altri livelli, questa cosa qui. E quindi ti ringraziamo perché sei un lettore attentissimo di quello che accade, poi ne scrivi. L'ultima cosa che volevo dire è questa. Noi, cioè, comprendiamo quanto è difficile il mestiere del giornalista, perché innanzitutto si scrivono ormai articoli molto molto più brevi rispetto a un po' di anni fa, no? Ho rivisto un pezzo che avevo scritto per Repubblica io dalla direzione del PC, quando ci fu la svolta, l'ho riletto, ci ho messo mezz'ora, insomma, erano una cosa enorme. A parte scalza di tutti gli altri giornalisti. Infatti, diciamo, io sono di quella leva lì. E invece adesso c'è una sintesi incredibile, insomma, quindi è difficilissimo. E quasi sempre noi abbiamo un po' l'impressione, come dire, che è difficile far capire le cose più importanti. Ecco, io raramente mi è capitato, come mi è capitato leggendo le cose sue, uno spazio brevissimo, di aver visto che su numerose vicende lui l'assenza la capisce sempre, perché poi c'è sempre un focus, no? Un core di una vicenda, che si può dire con poche parole, ecco. E quindi ti dico solo che ti ringrazio per questa attenzione che hai, per quello che si fa, insomma, che noi facciamo, per le poche cose giuste che facciamo, per le tante che sicuramente sbagliamo. Ed è molto importante per noi, in un momento difficile, vedere che c'è chi ha senso critico con questa eleganza, con questa sobrietà. L'ultimo, se leggiamo tu. Ecco, io però, aspetta. Mentre si prepara Ugo, no? Non abbiamo detto che questa racconta dell'Alternini è arricchita da introduzioni sempre di Enzo, sì, ai vari anni. Mi è caduto l'occhio sul 2010, proprio 5 righe. Queste non sono Lanternini, sono introduzioni che danno il senso un po' dell'annata, sempre. Sono originali. Sono meravigliose, sì. Meravigliose. 2010, anno epocale, urlando vince le regionali, Biasotti perde la testa dopo averle perse.
Franca Lai ritrova la credibilità non facendoli più da testimonial. Noi perdiamo l'orientamento per seguire le peregrinazioni politiche vagheggiate, abortite, smentite, non escluse da Busso. La sindaco Marta Vincenzi e il PD tentano di dialogare per ritrovare un'intesa, ma non trovano un'intesa se dialogare in casa della sindaco, in casa del partito, in campo neutro. Ecco, sono da lei. Sono pagine intere, ho preso tre righe. Grazie per questa lettura, diciamo, di una cosa che non è infatti già edita. Questa... Volevo chiedere, appunto, andiamo avanti con le letture che avevo selezionato o volete anche... rispetto ai testimoni, ad accuse di difesa che scegliamo, perché io non avevo preparato qualcosa su di loro, però Ugo prima mi ha detto che è anche disponibile eventualmente a leggere qualcosa che non aveva intenzione di leggere, sì, io gliela segnare. Per esempio su Claudio Burlando e Marta Vincenzi io avevo comunque pronto io alcune cose, se volete. Allora magari partiamo con una su Burlando che si chiama Col vento, che è del 2 luglio 2009. Sì, così... Credo qualche problema Ugo di Piero, ma è la pagina, non lo so, comunque sì, 2 luglio 2009, io non ho scritto in pagina, ho scritto la... sì, 2 luglio, Stia col vento si intitola quello lì. Sto complicando la vita a Ugo, ma... 31, pagina 31, però è scritto troppo piccolo, dici, allora se pagina 35. Sì, però è troppo, forse è scritto piccolo. La scelta stilistica della ripresa dal basso o l'utilizzo di un cameraman bonsai regala al nuovo spot di Burlando una certa monumentalità. Il presidente si staglia più statuario del solito mentre discenta dell'energia del vento di Pontivrea. Ravviva la scena una più spigliata pala eolica in azione alle sue spalle. Eccolo qua nell'immagine. Poi afferma che l'impiego di fonti pulite dà più ragioni a chi avversa quelle inquinanti. Alluderà al nucleare di Scaiola? Non saprei. Ha un'espressione marmorea. Ma la pala sembra strizzargli l'occhio. Yeah. Questa è la sua. Per esempio su Marta Vincenzi il 4 gennaio 2011 non ho scritto le pagine, guardate come sono intelligente, ho scritto le date ma non le pagine, sono un genio. Pagina 100 mi dicono. Qui aveva appena il comune di Genova guidato da Marta, aveva appena avuto la promozione di Standard & Poor's. Allora io ho scritto questo mantenimento che si intitola Poor's Noi, che vorrebbe dire poveri noi, e ragionavo su questa felicità trattenuta per questa non bocciatura di questa agenzia di rating. Mi rendo conto che è un po' complicato. Anche chi per maturazione e rassegnazione milita nella sinistra ecumenista, l'opposto dell'antagonista, non sa che facce fare per la promozione da parte di Standard & Poor's delle finanze di Pursi. Si compiace per il voto positivo assegnato alla compagna Marta dalla Severa Docenti anche in conti comunali, giacché bilanci in ordine senza tagliare troppo, i servizi sono un miracolo. Ma poi, pensando che ieri si guardava al sole dell'avvenire e oggi si guarda al sole 24 ore, gli viene un'espressione un po' così. Proseguiamo invece con qualcuno ancora di quelli che avevo. Allora, ora ci sarebbe 3x1, e questo è sul tormentone, il terzo valico, di cui ho scritto tantissime volte, questo è del 2009 ancora, sì, perché è stato annunciato e riannunciato tantissime volte, ora ci sono altri tipi di polemiche, ma diciamo per un sacco di anni continuavano a annunciarlo. E poi lo riannunciavano come imminente, c'erano stati vari virtuali, allora a un certo punto io mi sono detto lo inauguravano infatti virtualmente tantissime volte, mi sono detto ma come posso dire questa cosa per l'ennesima volta, allora ho pensato di farlo in questo modo. Soddisfazione per i 500 milioni per il terzo valico. Soddisfazione per i 500 milioni per il terzo valico. Soddisfazione per i 500 milioni per il terzo valico. Ma sono pochini. Un terzo di
di quanto si disse, un terzo di quanto si disse, un terzo di quanto si disse. Ed è la terza volta che il governo gli annuncia. Ed è la terza volta che il governo gli annuncia. Ed è la terza volta che il governo gli annuncia. Da qui questo lanternino. Da qui questo lanternino. Da qui questo lanternino. Se l'avessi letto io avrebbe fatto schifo, però qui invece vabbè, io direi di, davvero di ringraziare Ugo perché ha fatto. Everybody Scanner parla, vi ricordate quando c'era la mania dei, dei body scanner agli aeroporti, no? In pieno allarme terrorismo, naturalmente un tema serio, però era diventata un'ossessione, dovevamo assolutamente mettere in tutti gli aeroporti. Io a un certo punto mi sono detto, ma perché solo negli aeroporti? Perché, cioè, uno se è un kamikaze, perché dovrebbe colpire solo negli aeroporti? Cioè, è una cosa abbastanza bizzarra, e quindi ho scritto Everybody Scanner. In attesa di notizie locali sul body scanner, al Colombo non ce lo mettono perché per Garrone è prioritario il nuovo stadio, all'aeroporto di Albenga fa radiografia a forma di scaiola, mi assale un dubbio terra a terra. Ma perché installarlo solo negli scali aerei? Certo, l'11 settembre, il nigeriano volante, ma le stazioni, gli imbarchi, la pesina del bus, uomini esplosivi potrebbero colpire ovunque sia sia efficiente. L'idea mi ossessiona. Vado dallo psicologo, ma fuggo. C'è la coda e non c'è il body scan. Poi verso il 10 invece riguarda il grandissimo ministro della cultura Bondi, che scusa, Treme Bondi forse è meglio chiamarlo. Ministro Bondi, è un ossimoro. È un ossimoro. Che appunto si sta, tra un crollo e l'altro Pompei, ti manca Bondi, ma forse è un segno del destino che non ci sia Bondi. In realtà manca. Non c'è. Comunque aveva annunciato un certo finanziamento per alcuni enti lirici, ma poi è successo così. D'accordo, il decreto Bondi che si annuncia all'orizzonte a mo' di sequel catastrofico della nube islandese dovrebbe prevedere qualche soldino solo per Scala e Santa Cecilia e fior di tagli per le altre fondazioni liriche. Però firmati da un ministro poeta. Eccovi in anteprima il comma del decreto sul Carlo Felice. Euro sfumati, euro evaporati, euro polverizzati. Sipario calato, sipario ammainato, sipario bucato, tenori scomparsi, soprani sommersi, contralti dispersi, lieta novella, favola bella, canta a piccella. Ci fermiamo un attimo. Sì, volevo chiedere a uno degli obiettivi preferiti da Enzo, cioè Edoardo Rixi, se veniva a lanternizzarci un po'. E poi c'è anche Alberto Gagliardi che è stato spesso preso di mira mentre magari si spostava di partito. Edoardo. Vabbè, io devo dire che non è che mi capita sempre di leggere Repubblica, però devo invece dire che mi capita quasi sempre di leggere il lanternino di Enzo Costa. E come fai? Perché lo trovo ad esempio su internet, su Repubblica, lo trovo sui giornali che guardo. E trovo una cosa interessante, che tendenzialmente fa una sintesi della giornata, cioè fa una sintesi, il suo lanternino diventa poi, normalmente, uno degli elementi comunque su cui si dibatte di più. E quindi riesce a fare un'operazione di sintesi che è difficile, la fa in maniera umoristica e in una città come Genova, dove, come posso dire, di cose vive ce ne sono purtroppo molto poche, lo spirito invece che emanano questi lanternini è vivo, e quindi questo è un po' una cosa che
emerge da, da tutto il resto. Per cui anche se chiaramente probabilmente su mille cose abbiamo opinioni diverse da un punto di vista politico, però la cosa bella è questo spirito. E questo credo che sia, in questo condivido un po' quello che dicevo anche prima il Presidente Burlando, anche un po' una speranza, cioè il fatto che poi da un piccolo seme, da una cosa messa lì, comunque si può generare un minimo di vitalità. E secondo me Genova troppo spesso invece si piange addosso e invece non guarda qualcosa che ha racchiuso dentro di sé. Quindi a me piace questo di quello che ha tirato fuori, anche quando magari contro di me su alcune cose, su magari c'è anche un po' di spirito, perché è bello che uno possa dire le cose che pensa nella maniera in cui crede, magari dando e riuscendo a emergere tra le mille notizie che di solito chiudono un giornale e che molte volte uno leggendolo poi alla fine non riesce a capire qual è la notizia più importante, no? Invece lì si sa, si capisce e da quello si riflette un attimo anche su quello che si è fatto o su quello che si dovrà fare. Grazie. Alberto Gagliardi vuole dire qualcosa? Grazie per l'invito, ma intanto l'avevo capito, però un grande cabarettista, insomma, perché oggi questa è una cosa che io, la prima volta che cioè, non leggo tutti i giorni, per ragioni di, come dire, il giornale qua, adesso un po' meno perché costano anche, quindi siamo in crisi, ma li leggo sempre quasi le pensioni che hai. Ecco, no, anche questa. No, guarda, io ho cambiato partito, ma ho avuto sempre le stesse idee di fondo, come tu sai. Dei tempi storici, no? Quando io erano tutti ricchi, ma non io. No, devo dire, io un grazie, adesso non voglio fare retorica, perché non ne frega niente, però chi mi conosce lo sa. Ce ne vorrebbero tanti in Zoccosta in questa città, ce ne sono, Costa sì, c'è pieno, fortunatamente meno di questo, però di dello spirito di libertà. Vorrei dire tante cose. Intanto, la cosa importante è non c'è mai pregiudizio. Il fatto giornalisticamente capisco che è molto più efficace, secondo me, chiaro, la satira pungente, chi colpisce, però per la persona Enzo Costa è bene anche a volte dire no, in questo caso riconosco, perché siccome appunto è tutti i giorni lì e lo si legge sempre, perché? Perché anche è l'articolo di fondo più breve, è un articolo di fondo a volte, l'abbiamo visto, ma sul discorso, adesso una volta una cosa seria, il discorso degli immigrati, beh, quello è un articolo di fondo, che molte, spesso molti non fanno, perché insomma, vedete che ci raccontiamo, perché soprattutto in questi tempi di crisi, bisogna su certi punti, come dire, partendo dalla presunta satira, dire certe cose che magari i giornalisti alla page, no? Non hanno il coraggio o non come dire, non vogliono esporsi troppo. Lui ha il coraggio di esporsi sempre. Io ricordo quando qualcuno si lamenta, tu che sei amico dei giornalisti, ma perché mi attacca? Ma no, guarda che ti fa un favore se ti attacca, perché intanto ti considera, no? Esisti, magari non saresti esistito. Quindi, una cosa molto importante, il fatto di essere ignorato a Enzo Costa vuol dire che non conti niente, che non esisti. Quindi, anche le cose più cattive, secondo me, sono sempre positive. Quindi, un augurio, ecco, una cosa, diceva Burlando, è un augurio che ci sia ancora materiale per te. Ecco, io sono un po' preoccupato, francamente, perché soprattutto sul discorso della nostra piccola realtà genovese, ecco, la vedo anche per il livello, la vedo un po' male per la, così, in genere per la classe dirigente. Una volta era più facile, qualche nome è stato citato, viene fisse, non ce ne sono più di quella gente lì, che anche Mario Cottari che fa il furbo, ma conosce molto bene, grande editore, ma... Io non sono mai stato citato nei Lanternini, mi dispiace. Adesso come pessimo, sarei citato come pessimo editore. Grazie. Volevo chiedere anche a Pippo Rossetti, sentiamo ancora Pippo Rossetti, non so se vedo altri lanterninati. Vai. Ecco, io sono Orgo e non ho visto cosa c'è scritto, vedi? Manifesto.
era sul, sui SUV, sì. L'amore proprio. Ma quando c'è Enzo ci si diverte, ed è una sua grande dote, insomma, come dire, Ugo Di Gheo è invitato a leggere il libro e non si porta gli occhiali, insomma, sono le situazioni che Enzo riesce a creare. Ci siamo passati un pomeriggio anche al sole ad aspettare un leader politico alla festa del PD e per non far dispetto agli altri non si presentò al comizio e passammo ore a cercare di capire come potesse essere la politica in questo modo. Hanno già detto molti, insomma, le cose più vere, ecco, una grande eleganza, un grande tatto, di fronte a Enzo ci si sente tutti nudi in ugual modo, e questo è un elemento, come dire, che rappresenta una sua virtù. E poi, secondo me, Enzo è stato un po' anticipatore di quella parte un po' cinica che è in me quando faccio l'assessore al bilancio. È stringato, dice poco, usa poco spazio, poco inchiostro, poche parole. Quindi, se avesse voglia di fare anche un po' l'assessore al bilancio, forse ci divertiremmo insieme con questa sua capacità. Non mi permetterei mai di fare un lanternino perché, come dire, non sono assolutamente in grado, quindi invidio molto Claudio che invece si è sostituito a lui almeno una volta, insomma, per sé. E quindi una volta poi io mi sostituirò a lui a mia volta. E quindi, insomma, mi pare che sia veramente un buon modo anche un po' per affrontare le proprie contraddizioni, insomma, ognuno le ha, chi fa il politico, l'amministratore, chi cerca di rappresentare delle idee, delle capacità per mettere delle cose in comune, inevitabilmente viene poi folgorato sulla via di Enzo Costa. Grazie. C'era una battuta. Sì. Ma la battuta è, compriamolo, anche perché ci sono degli inediti. Il libro, non Enzo Costa, compriamolo il libro. Compriamolo, l'ho comprato, anzi ne regalo qualcuno. E ci sono parti che non avete mai letto comunque, in nessun modo, cioè non... Per esempio l'analisi del 2012, ci metto un minuto, ne taglio naturalmente una parte, però guardate la capacità di analisi politica che comunque esiste dietro alla piacevolezza della scrittura. Allora, 2012. I ricordi sono freschi, ergo mi limito a un riepilogo elettorale. Marco Doria prima vince le primarie del centro-sinistra, segnate da una notevole mobilitazione dei suoi simpatizzanti e da una discreta partecipazione degli elettori. Poi arriva primo al primo turno delle comunali, segnate da una scarsa partecipazione degli elettori. Infine vince il ballottaggio con Enrico Musso, segnato il ballottaggio ma anche un po' Musso da una bassissima partecipazione degli elettori. Insomma, Doria trionfa per sfinimento altrui. Più avanti, il Partito Democratico, divisosi alle primarie fra Marta Vincenzi e Roberta Pinotti, impara la lezione: mai più presentarsi alle primarie con due candidature, d'ora in poi saranno almeno tre. Centrodestra annaspa, per un po' non trova il candidato sindaco, poi punta su tale Vinacci, infila su tal'altro Vinai, che perde, ma per il futuro la linea sarà comunque fra i probabili candidati, i prossimi appuntamenti elettorali, Vinelli, Vignaioli, Vinsanti e Unita la Francese, Vimbrulè, tutta gente che si candida per dimenticare. E più avanti, e chiudo qui perché poi ve lo comprate, Susi De Martini concorre alle comunali per la destra di Storace, perché quelli da sempre sono i valori e gli ideali in cui crede, obbedisce e combatte. Ora le manca solo l'Union Valdutin. Sconfitta al primo turno, al ballottaggio appoggia Doria e quindi la sinistra. Rammarico fra i suoi fans per l'assenza di un terzo turno elettorale. E va avanti. Dunque, per omaggiare anche gli altri testimonial, facciamo leggere a Ugo anche... Allora, prima è intervenuto Rixi. Allora, io di Rixi ho scritto varie cose, devo ringraziare Rixi perché è molto sportivo naturalmente a venire qua oggi, perché in effetti, diciamo, non c'è molta affinità di idee, diciamo. Infatti scelgo uno che è non è tra i più cattivi probabilmente, e, anche se, vabbè, si intitola Cristiani colpa d'anno. Devo spiegarvi un attimo una cosa, sempre durante questa
ferocissima, secondo me, battaglia contro la moschia da parte della Lega. Rixi aveva fatto alcune cose, una non la cito, comunque la cito brevemente, aveva portato un salame in consiglio regionale. No, comunale. In consiglio comunale, all'epoca comunale. Si può dire che gli aggrappini buonissimi. Sì, diciamo che ognuno può valutare come vuole questa scelta. E poi aveva fatto anche una poesia natalizia in cui stigmatizzava la sindaco che voleva la moschea e aveva inventato un fantomatico personaggio islamico con un nome Abdul Babaus, una cosa, allora io avevo scritto cristiani col padano ed era questo. Aiutiamolo, Rixi è in difficoltà. E non parlo dei suoi disagi poetici con metrica. Or con questo ambaradan a te auguriamo buon Ramadan. Oppure logica. Tu vorresti Santa Claus, lei ci mette Abdul Babaus. Lei è la Vincenzi. Ma chi è Abdul Babaus? Un architetto islamico della Bauhaus? Chi di noi non ha mai vergato liriche zoppicanti, scaldi il primo souvenir? Parlo della sua idea squilibrata di celebrare il Natale donando un bambinello padanizzato con versaci anti-isla. Se abbiamo spirito cristiano, soccorriamo. Ora, dobbiamo mangiare anche gli altri due testimoni. Allora, di Gagliardi io avevo scritto la sua conversione, o comunque il suo cambio, dice che lui non cambia mai le idee, però ha cambiato molti partiti, quindi sono i partiti che... avevo scritto per esempio Gagliardi, mi sembra, l'11 febbraio 2009. La leggo io, ma la puoi cercare, quella Gagliardo. 11 febbraio 2016. Sì, la leggo io, sì, hai ragione. Allora, sì. Anni fa Alberto Gagliardi lo si poteva trovare sotto la luce fioca dei lanternini, mentre elevava inni coreani a Silvio, combattendo spettri umani, i comunisti a muro franato e associativi, la Coop. Ieri lo ritrovo illuminato su Repubblica, mentre avalla la moschea e deplora chi, a destra, soffia sul fuoco della paura. Non è stato sfolgorato sulla via della Mecca, dice solo cose ragionevoli. Onore a lui, se poi traesse conseguenze politiche dalla qualità dei suoi alleati, l'inno coreano glielo eleverei io. E allora, vediamo anche per... Certo, abbiamo un dibattito... No. Allora, assessore Pallidetti, che è del 29 ottobre 2010. Allora, l'assessore Pallidetti, davanti ai colpi d'accetta di Tremonti, l'invito ad tagliare le spese inutili rivolto giorni fa alla regione da Giovanni Calvini suonava lussuoso, come esortare a tirare la cinghia uno che la cinta l'ha appena portata con le braghe al Monte dei Pegni. Guardateli, burlando che già fisionomicamente non sa di spendaccione, parlando della finanziaria si taglia le parolacce e risparmia pure sulle smorfie di disgusto. Rossetti, Pallidetto, ha uno sguardo iper austero, rimpiange le spese folli che faceva da Boy Scout. Se vogliamo ancora leggere qualcosa,
dico a Ugo di scegliere lui di qualcuno, quello che gli sembra più efficace, vediamo se devo introdurlo o meno, così mi sembra che sto dando troppi ordini, quindi scegli tu. Le mosse di Musso. Ah, sì, sì, qui era un esempio. Le mosse di Musso era una delle tante, diciamo, giravolte politiche del nostro senatore Enrico Musso. Causa una telefonata, ho visto il servizio del TGR sulla riunione dei finiani a Genova a volume azzerato. Fra un gadolla in tiro più che mai e un barbareschi gigione as usual, si irradiava Enrico Musso. L'assenza di audio ne esaltava l'espressività, trasudante trasporto circospetto, vicinanza retrattile, adesione in stand-by, la stessa mimica di quando si accostò a Silvio Biasotti Bruzzone, illusioni ottiche d'assenza del sonoro, che magari narrava di un Musso finito lì per caso, ma diretto ad una convention di buddisti. Dimmi tu, lo fai tu, poi magari si vedo se devo introdurre. Avete capito che è una specie di alter ego ormai. Tre monti, zero mari. Ok, benissimo. La notizia, anticipata dal presidente dell'autorità portuale Nerlo, che nel decreto di Tremonti non c'è niente per i porti, ma per i porticcioli e proprietari di spiagge sì, non è una novità. È una notizia di stagione, primavera, estate, autunno, inverno. È una vita che nel decreto di Tremonti non c'è niente per i porti. È una vita che il transuente presidente del porto lo denuncia. È una vita che il permanente senatore Grillo dice che si rimedierà. Secondo i Maia ci sarà qualcosa per i porti nel 2012. E sarà la fine. Anche quest'anno non c'è niente. Ma già non c'è niente, non si sa ora. Magari domani il senatore che lo dirà. Ugo, fai la rambla. La rambla. Ah, ecco, a proposito di... Qui è dopo la rambla, cioè, se vi ricordate, a un certo punto Marta Vincenzi aveva tentato di trasformare via 20 in una rambla, diciamo, si ignorano i motivi del gesto. Ma poco dopo, quando la cosa... Euroflora. Il gesto era Euroflora. Poi dopo, sfumata quell'idea, è iniziato a girare, almeno mediaticamente, l'idea che diventasse invece un boulevard. Allora io mi sono detto, ma perché? Fatta 20, faranno 21. Mi ero appena ripreso dalla rambla, che ora spunta al boulevard. Per carità, capisco l'urgenza urbanistica di fornire una fisionomia presentabile ed ecosostenibile a Via 20. Capisco meno questo ingorgo di soluzioni esterofile con annesso dibattito letale. Io da oggi in poi non mi pronuncio. Aspetto sul marciapiede che passino tutti i cadaveri dei prossimi progetti vari extranazionali. L'Avenue, la prospettiva, la Gorà allungata, il canale di Panama d'asfalto, finché per magia arriverà la soluzione. Il Carruggione! Disincanto a pedali? Bene, questo era sulla mia antica passione che era il ciclismo. E improvvisamente, appunto, questo lo spiega forse il lanternino stesso. Disincanto a pedali. Da bimbo, tifoso di Eddy Merckx, aspettavo impaziente la prima gara ciclistica nazionale della stagione che si svolgeva in Liguria, il trofeo La Iguedia. Solo ora ho scoperto la verità. Martedì alla Iguedia è arrivato il Giro della Padania, il cui leader indossava, strano, la maglia verde. Ci ho messo 40 anni per capirlo. La Iguedia era in Padania, anche se De Zan faceva telecronaca e interviste in italiano senza sottotitoli. E quel Lombardi Gimondi non obiettava nulla. Altro che passista, era un collaborazionista.
questo ha un taglio completamente diverso, è bellissimo. Quale? Gli angeli. Ecco, allora, bene. Questo invece appunto è di quelli, diciamo, non umoristici, è stato scritto dopo l'alluvione dell'anno scorso, è dedicato appunto ai ragazzi che hanno dato l'aiuto per Genova. Gli angeli dentro Genova. Quegli angeli del fango, mai stereotipo mediatico fu più giustificato, dovuto, colmato di senso dai fatti, sono un sollievo ed una speranza per tutti. È un rimprovero ben accettato allo smagato e svagato pessimismo di molti di noi orridi cinquantenni. Non riuscivamo a vederli, quei ragazzi, con un'identità così forte da tracimare in altruismo, capaci, come i coetanei della primavera araba, di fare della rete virtuale una rete sociale. Togliendo il fango dalla città, ci hanno anche ridato la vista. Ringraziamoli. Bello. Non so, diciamo, ne ho scelti molti, ma possiamo anche non leggerli tutti, naturalmente. Vogliamo leggere ancora qualcuno? Come, perché poi alla fine, diciamo, forse Ugo legge anche qualcosa di extra, tipo che mi riguarda, perché lui porta in scena alcune cose mie, però magari facciamo ancora qualche lanternino, poi se vogliamo ancora dire, ditemi voi, come vuoi scegliere ancora qualcuno, ti va bene? Sì, sì, dimmi tu. Dunque, aspetta. Mentre voi pensate, sì, ecco. Io ricordo che, ci ricordo, ma l'abbiamo visto tutti, anche se non Gabriella non l'ha portato, ma forse il lanternino più bello dello scorso anno non è scritto, è il disegno che Gabriella insieme con Enzo fece per l'alluvione. Era l'urlo di Munch ridisegnato come urlo della città di Genova di fronte alla ferita e alle morti. Ecco, quello è uno dei, per mio conto, capolavori di Gabriella e poi di Enzo insieme. Un applauso anche a Gabriella. Anche a Gabriella, un applauso. Sono bellissime. Direi così, se ti vai, diciamo gli ultimi tre, sì, che sono, invece non parlano, magari solo lievemente, ma in genere non parlano di personaggi politici, ma sono più su mie ossessioni o su certi tic che riguardano la società, sono la domanda delle domande, questo volto non mi è nuovo e scatti dire la risposta, sono gli ultimi tre che ho selezionato. La domanda delle domande, d'estate mi do alle inizie, la mia mente si libera dai pensieri profondi della stagione fredda alleggerendosi con domande idiote. Chi è il pusher che spaccia tinture a Paolo Limiti? Paolo Limiti, perché Padre Pio non fa il miracolo della sparizione degli show a lui dedicati condotti da Giletti? Dove vanno d'inverno i nanetti o il fatto sensibile che nello spot estivo ripetono puzza 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 puzza? Ora però la mia futilità da AFA si è aggravata. Mi sto chiedendo cosa pensa Scagnola della ricandidatura di Pacchi. Questo volto mi è nuovo. Io dimentico le password, dimentico il nome dei file con cui le salvo e ho dimenticato quello che intendevo scrivere. Ah già, che avevo letto con favore di un progressivo disuso delle password, sostituite da riconoscimento facciale. Poi ho pensato, e se ci fossero figure identici a me, tipo i sei sosia di Saddam di cui parlavano anni fa i saddamologi, in grado di accedere al mio PC, e Silvio? Se si ricandida col nuovo lifting e nuova criniera, il suo computer non lo riconosce. Ma se è per quello, neppure noi. Scatti d'ira alla risposta. Repubblica ha dimostrato come cambiare operatore nei telefoni e nell'energia comporti costi eccessivi, fra oneri di recessione e tariffe truccate. E i costi psicologici di un no, fino a 4 volte al giorno, prima e dopo i pasti, ricevo telefonate per conto di questo o quell'operatore che mi prospetta un affarone. Lo rifiuto, ma mi sento in colpa. Con la gentile signorina che mi chiama
lo rifiuto, ma mi sento in colpo con la gentile signorina che mi chiama e con la coscienza. Sono troppo refrattario alle novità, mi dico. Vorrei chiamare un amico psicologo. Ma con quale operatore? Stefano, tu sei uno storico personaggio dei Lanternini, anche se in questo libro non ci sei, potresti dire anche due cose. Eh sì, prima di andare via, lasciaci il tuo lanternino. Io faccio un po' come il prete a messa che vede quello che sta uscendo prima. Un personaggio antico, quindi in questi 4 anni non sono mai entrato. Mi ha sempre trattato bene, no? Del vero. D'altra parte lui fondamentalmente è un buono, anzi vedo che col passare del tempo le unghie non si sono affilate, ma semmai si sono acconciate a essere più garbate. Volevo solo suggerirgli, ha dimenticato quando ha parlato del terzo valico, di dedicarla a quel pensiero sul terzo valico, doveva dedicarlo al senatore Grillo, al senatore Grillo, al senatore Grillo, perché secondo me questa era la persona che meritava quel pensiero. Dico 2 cose serie. Non faccio l'elogio di Enzo, l'ho fatto tantissime altre volte e devo dire ne ho sentiti molti di elogi, poi si corre il rischio esagerando di beccarsi una sua satira, no? Dico però che lui rappresenta per questa città una sorta di coscienza critica, ma fatta con garbo, di cui abbiamo parlato tutti, e però coglie i momenti significativi, momenti, personaggi, e se uno segue questo fil rouge dei suoi interventi, coglie davvero questo fatto qui di essere coscienza critica della città. Voglio aggiungere una cosa un po' da vecchio sempre. Io credo di aver colto uno che secondo me è stato un suo maestro, un suo ispiratore, anche se lui probabilmente non lo ha letto più di tanto, ed era Fortebraccio. Non so se questa indicazione gli piace o meno, ma io ricordo che in gioventù la prima cosa che facevo al mattino andavo a leggere le folgorazioni di Fortebraccio, per dare un esempio. Sono molto simili alle sue, forse Fortebraccio era più cattivo. Ne ricordo 2, però così concludiamo anche con un po' di umorismo. Fortebraccio ce l'aveva con i socialdemocratici e ricordo uno, un certo Longo, io allora lavoravo in Umbria, Longo era umbro, era anche segretario del partito. Pietro Longo, lo ricordiamo tanto. Allora ne ricordo 2 di Fortebraccio, che torna a dire, secondo me è un bel predecessore di Enzo. La prima era, arriva un'auto, si apre una porta, non scende nessuno, era l'onorevole Longo. La seconda invece era, per essere alla sinistra di Longo basta nascere. Allora, non so se ci riconoscete un po' in queste folgorazioni, le folgorazioni di Enzo. Io lo ringrazio per in fondo avermi mantenuto giovane. Grazie. 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 Ora, avete visto che è tutto improvvisato, lo vogliamo fare? No. Qualcuno magari vuole andare a casa, se qualcuno vuole dire qualcosa, ovviamente siamo liberi. Tranne Gagliardi, ecco, chiunque può parlare tranne Gagliardi. Sì. Perché parla già tanto, sì. No, dicevo, se anche lui è nato come cristiano, che forse il braccio era nato come cristiano. Io sono socialdemocratico, sono come Longo, quindi. Allora
io volevo dire qualcosa, ho scoperto Enzo Costa da poco, perché ho un po' girato e sono arrivato a Genova da poco tempo, diciamo da 2 anni in modo stabile. Leggendo i Lanternini di Enzo Costa a me è venuto in mente la commedia umana di Balzac, perché poi è questo che fa la differenza tra Enzo e gli altri, che in realtà sono dei caratteri e anche delle cose molto puntuali, in realtà rinviano a qualcosa di più forte. Secondo punto, è vero che certe volte certi testi sono un po' difficili, però Enzo è musicista, lui tocca la corda dell'essere umano e si sa che certe volte le corde emettono dei suoni, certe volte piacevoli, certe volte meno. E per finire una terza cosa, è vero, certe volte il ritratto dell'umanità ne viene fuori un po' strano, però pensando a Enzo, a Picasso, che un giorno, ricevendo la visita di un generale tedesco, il generale ha guardato Guernica e ha detto: questo l'ha fatto lei? E Picasso ha risposto: no, l'avete fatto voi. Allora è vero, certe volte l'umanità non è bella, ma non è colpa di Enzo, l'abbiamo fatta noi. Grazie Enzo. Allora, io devo ringraziare Margherita Rubino perché sta dimostrando che questo libro regge. Ora, questo libro ci è arrivato in ufficio ieri, quindi ancora fresco di brossura e quindi fresco di colla, e lei lo sta manipolando come tutti quelli che amano il libro come oggetto, lo sta manipolando in tutti i modi e regge, non si è ancora squinternato, quindi la ringrazio. Io prima di, se Ugo ne ha voglia di chiudere con alcune cose extra vivo, diciamo, io devo fare alcuni ringraziamenti a tutti quelli che sono venuti, testimonial, non testimonial, persone che mi leggono e gradiscono e altre meno, naturalmente tutti sono contento che siano qua. Devo ringraziare naturalmente chi ha preso parte al libro, diciamo così, quindi l'editore Bottaro, che ha creduto nel libro, Aglaia, che ha fatto alcune illustrazioni fantastiche, che poi collabora con me sul web e uno può andare a vedere tutte le vignette che fa quotidianamente, che sono straordinarie. Margherita Rubino, che ha scritto una prefazione che ho incorniciato, perché quando ho delle crisi di autostima la leggo e mi sento benissimo. E poi, quindi questo per il libro. E poi Ugo Nighiero, che è una persona straordinaria, un attore fantastico, non devo dirlo io, ma vi consiglio di seguirlo anche per cose che magari non tutti conoscono, comunque che meritano di essere conosciute. Io ho visto il suo ultimo spettacolo, che si chiama Look Up America, è uno spettacolo fantastico, veramente incredibile. E poi ho avuto la fortuna di iniziare a collaborare con lui. Lui fa anche altre cose oltre a questo spettacolo di cui ho parlato. Una si intitola questo suo show Rimbocchiamoci le natiche, e ora vi legge alcuni miei aforismi che recita in questo show. Ho un cane così intelligente che non mi obbedisce. Se si chiamano figli di Natale, perché non li ritirano dalle sale a Santo Stefano? I creazionisti pensano che l'unico uomo a discendere dalla scimmia sia stato Darwin. L'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, il culturista a parodia. Mi chiedo chi o che cosa c'è dietro a tutta questa dietrologia. Le discoteche non sono il demonio, all'inferno c'è molto meno casino. Alle disgrazie non c'è mai termine, dopo terremoti, inondazioni e sciagure aeree segue sempre il parere degli esperti. Da piccolo credevo di essere un cittadino, da grande ho scoperto che ero un consumatore. Calpestare inavvertitamente un manager emergente porta bene. Gli uomini si dividono in due categorie, i geni e quelli che dicono di esserlo. Io sono un genio. L'importante è partecipare, ma l'ideale è avere la maggioranza azionaria. Il voto di scambio va combattuto, votatemi e farò solo i miei interessi. Più golette verdi circolano, più il mare risulta inquinato. Ma
Ma che razza di carburante usa? Questa è di una stupidità. È bellissimo. Nei film a luci rosse, per interpretare un impotente, ricorrono a uno stuntman. Questa è peggio di quella di prima. Da 2000 anni celebriamo il Natale. E se Dio non ci avesse tenuto a festeggiare sempre il compleanno? La pubblicità per nudisti deve essere piena di belle ragazze vestitissime. Ma i cretini che per prima cosa mi chiedono di che segno sono tutti dello stesso segno. La partenza intelligente è problema secondario. Il vero nodo cruciale è il ritorno deficiente. Come evitare che tornino da noi i milioni di pirla partiti per le ferie? Nella reincarnazione, a parte un breve periodo nel 1879 quando ero tenente colonnello dell'esercito austriaco. Se la religione è l'occhio dei popoli, i suoi spacciatori portano la torta. Il più grande sogno per un salutista è morire con il colesterolo basso. Ho il vago sospetto che il terzo segreto di Fatima sia che i primi due sono una balla. Questa è anche fantastica, la sintesi sua è meravigliosa. Il suicida è un omicida narcisista. Se diversi politici denunciano le ingerenze vaticane, che cosa dovrebbe dire Dio? I vicini di casa sono le uniche spie disposte a prestarmi mezzo chilo di zucchero. Una battuta, un aforisma, un lanternino, un ducalino. Un aforisma, diciamo, avete notato che sono abbastanza, diciamo, vanesio e... però fino a un certo punto. Allora un aforisma che ho scritto recentemente è, dice: sono un megalomane moderato, dopo di me un acquazzone. Ringrazio ancora tutti, siete stati gentilissimi e grazie a tutti.